Gracias.
quando volevo finirla con il Roma. E adesso sono ritornato al Roma, sempre del disco del 2000. Giuseppe Guerrero alle tastiere.
italiani. In quel periodo ho conosciuto un grande chitarrista che già conosceva tutte le tecniche più evolute della chitarra, che mi è stato di grande aiuto, che generosamente mi ha donato e altre gliele ho rubate, giustamente. Ha donato tutto quello che sapeva. In un periodo in cui nessuno sapeva suonare, si conoscevano soltanto, insomma, un po' di accordi. Questo lo fa un uomo dal cuore grande, un carissimo amico. Per me è un onore essere con lui in questa serata. Il mio maestro unico, per sempre, Renato Villari! Adesso lui ha detto delle cose bellissime. Il problema adesso è suonare dopo di lui.
Adesso faremo un brano che ogni volta che mi capita di suonare, ogni 2-3 anni, mi piace fare qualcosa di inedito. E questo brano l'ho fatto in questi giorni. Però non sapevo che titolo, come chiamarlo. E ho detto, vabbè, poi gli do un titolo. Quindi nel frattempo di poi, adesso... lo sentiamo. Thank you.
piacerebbe dire le stesse cose che ha detto Gianfranco di me riguardo il terzo chitarrista. È con delle parole nuove, certamente, ma io non sono molto bravo a parlare. Quello che posso dire è che le sensazioni che provo quando suona vanno al di là di ogni retorica, anche perché le sensazioni sono difficili da spiegare a parole. E comunque io lo definisco l'evoluzione del blues più moderno e coinvolgente. È il divenire del blues. Signori, è un grande onore questa sera avere Nicola Costa, grande chitarrista stimato a livello internazionale. Ha suonato da Michael Bublé a Ray Charles, quindi accoglietelo con un caloroso applauso. Grazie, ciao. Pino Garufi al basso, Stefano Sgro alla batteria. Thank you.
applauso caloroso veramente a chi con la costa che mi ha lasciato. Veramente un bravo. Merita tutto il successo che ha. Troppo buono, Renato è stato il mio primo maestro in assoluto sulla chitarra elettrica, per cui devo un sacco di cose a lui. E adesso battaglia.